Se stai guardando questo video, probabilmente anche tu sei alla ricerca di qualche metodo per iniziare ad investire 100 euro ogni mese in modo semplice e profittevole. E lo so, 100 euro potrebbero essere una grossa cifra per qualcuno, per altra gente magari 100 euro sono anche pochi, ma sono sicuro di una cosa: quando avrai finito di vedere questo video, beh, avrai anche tu la voglia di iniziare ad investire. Per questo mettiamoci comodi e cominciamo con il video. Benvenuti in questo nuovo contenuto, io sono Don Maglio, sono un giovane investitore e sul mio canale parlo di ETF e di finanza personale. Quando il nostro cervello sente la parola investimento, anche se non ce ne rendiamo conto, beh, è questo che succede. Metto dei soldi in qualcosa X e dopo un tot di tempo questa cosa X diventerà X più Y, dove Y sarà un profitto. Ed intendiamoci, questo è sicuramente un metodo di pensiero assolutamente giusto. Dov'è l'inghippo in tutta questa storia? L'inghippo è proprio nel non essere in grado e non avere quell'allenamento tale da riconoscere una X su cui investire profittevole. E alla fine quello che succede è di trovarsi in perdita piuttosto che in profitto. Ed è proprio su quest'ultima frase che, prima di cominciare con i tre metodi che vi spiegherò più avanti nel video, voglio partire con il metodo bonus. Studia. Come farlo? Beh, acquista libri e formati. Io su questo canale, parlando di finanza personale, ovviamente in descrizione ti lascerò 3 libri di testo che sono sicuro ti aiuteranno assolutamente a capire questo meraviglioso mondo della finanza. Questo approccio, che adesso ti spiegherò, è veramente semplicissimo, è una figata perché è assolutamente replicabile. Mettiamo il caso che tu non voglia iniziare ad imparare ad investire nei mercati finanziari, ma voglia imparare a cucinare, imparare una nuova lingua o fare giardinaggio. Beh, la replicabilità di questo metodo sta proprio nel fatto che ti basterà per il giardinaggio comprare 3 libri, darti un mese e mezzo, 2 mesi di tempo per leggerli ed apprenderli realmente, e ti posso assicurare che sarai più avanti del 90% di tutte quelle altre persone che magari hanno la tua stessa passione ma che non hanno mai iniziato da nessuna parte. E dopo questa doverosa ma importantissima prefazione, direi di partire col primo metodo in cui potrai investire i tuoi 100 euro. Investi in fondi indicizzati, sotto forma di ETF. E no, non sono paroloni super tecnici, è molto semplice. Un ETF altro non è che un contenitore al cui interno ci sono delle azioni. Gli ETF per loro natura tendono a seguire un indice o un mercato di riferimento. Facciamo un esempio così sarà facile da capire praticamente a tutti. Se ti dico Standard & Poor's 500, sicuramente l'avrai sentito nel corso della tua vita. Beh, devi sapere che lo Standard & Poor's 500 è un indice. Se è chiaro che nell'ETF ci sono aziende relative all'indice, un ETF che segue l'indice Standard & Poor's 500 all'interno avrà le azioni delle 500 aziende più capitalizzate d'America. E ovviamente non stiamo parlando di briscolini, stiamo parlando di aziende del calibro di Amazon, Microsoft, Facebook, Tesla, insomma le più grandi aziende del mondo. E la cosa figa dell'ETF in realtà è proprio questa: comprando uno strumento, ossia l'ETF, in un colpo solo tu porti a casa le azioni di Amazon, Tesla, eccetera, 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 sono 500. Direi che è molto molto comodo. E in più questi ETF sono super economici, quindi. Ma questi ETF in soldoni come si comprano? Beh, anche qui la strada è molto molto semplice. Ti basterà avere un broker non è altro che un intermediario, una piattaforma attraverso la quale potrai comprare l'ETF che hai scelto. Ci colleghi la tua carta, il tuo conto corrente e ogni mese compri l'ETF che hai deciso. Per avere un'idea del broker che utilizzo io ti lascio il link in descrizione. Anche la strategia di investimento dietro agli ETF è super super semplice. Il suo nome è Dollar Cost Averaging. Ti basterà decidere qual è la cifra che devi investire ogni mese, nel nostro esempio 100 euro, decidere il giorno del mese in cui andare ad investire, il primo, il 15, l'ultimo giorno del mese, e un lasso di tempo in cui lo farai costantemente, diciamo 5 anni. Ti posso assicurare che sarà fantastico vedere gli interessi crescere nel corso degli anni, però ovviamente io ho generalizzato
Ricordati il punto bonus e quindi studia prima di mettere anche un solo euro in queste cose. Ma passiamo al secondo metodo con il quale potresti investire 100 euro. Investire in criptomonete. Ad oggi le criptomonete vengono definite l'oro digitale. Fate attenzione però, perché dietro il meraviglioso mondo delle cripto, ahimè, vista la loro grande richiesta e il loro fervore in questo preciso momento storico, beh, si possono nascondere delle truffe. Vi racconto come mi sto tutelando io e come sto investendo in criptomonete. Lo stesso ragionamento che faccio con gli investimenti in ETF, beh, io cerco di riproporlo nel mondo delle cripto. Come? Attraverso un pack di cripto. Il pack non è altro che la stessa strategia che abbiamo visto nel punto precedente, quindi quella del dollar cost averaging, dove io ogni mese, a cadenza prestabilita, vado ad acquistare una piccola percentuale di cripto. Per creare infatti il mio pack e quindi il mio piano di accumulo anche in cripto, io utilizzo la piattaforma crypto.com e voglio spiegarvi perché l'ho scelta. Se vi parlo di NBA, probabilmente vi verrà in mente a tutti Michael Jordan, Chicago Bulls, i Lakers e tutte quelle mega squadre che sono i club sportivi più ricchi del mondo. Beh, dovete sapere che qualche tempo fa una delle più grandi squadre di NBA, ossia i Lakers, hanno firmato un contratto ventennale, ragazzi, di 20 anni, proprio con la piattaforma crypto.com. Considerate che il nome del palazzetto dove giocano i Lakers, che è una cosa meravigliosa, ha cambiato nome o lo cambierà a brevissimo in crypto.com Arena. Vi dico questo per farvi capire che questa piattaforma è figa ed è assolutamente sicura. Colgo l'occasione quindi per lasciarvi in descrizione il link affiliato a crypto.com che vi darà un bonus di $25 in CRO, che è la moneta digitale proprio di crypto.com. Ritornando a noi, proprio all'interno dell'app di crypto.com potrai automatizzare il tuo pack in ETF. Potrai iniziare ad investire da un minimo di 45 euro, quindi se non te la senti di investire 100 euro, beh, sappi che puoi iniziare da 45 euro. Bene, passiamo al metodo per investire 100 euro numero 3. Crea la tua attività. Don Maglio, ma come faccio a creare un'attività con 100 euro? Ora te lo spiego. Poniamo il caso che tu abbia un'idea di business, una piccola idea imprenditoriale e voglia metterla in pratica. Innanzitutto devi far conoscere la tua idea, quindi la cosa più importante è quella di creare una landing page. Una landing page non è altro che una paginetta web in cui andrai a spiegare ai tuoi potenziali clienti di che tratta la tua idea di business. Mettiamo il caso che tu voglia vendere nella tua zona quegli snack americani che qui in Europa e in Italia ovviamente non vedremo mai. Bene, cosa devi fare quindi? Creata la tua landing page, magari all'interno ci metti anche un modulo per far lasciare ai clienti potenziali la propria mail, e il gioco in realtà è fatto. Considera che per creare queste landing page ci vuole veramente poco tempo, le trovi già fatte, tu devi soltanto inserire il testo e ci sono ovviamente tantissimi servizi che te lo fanno fare gratuitamente, e quelli che invece sono a pagamento costeranno veramente una decina, una ventina, poche decine di euro. Ecco. La restante parte dei tuoi soldi la investirai in campagne pubblicitarie su Instagram piuttosto che su Facebook per far vedere a milioni di persone la tua idea. A questo punto gli scenari possono essere potenzialmente due. O la tua idea è talmente figa che tutta la gente che ha visto la tua landing page ha lasciato la propria mail per avere aggiornamenti futuri, e allora direi che ok. Oppure la tua idea non è piaciuta, non c'è un mercato nella tua zona, a quel punto avrai speso 50, 80, 100 euro al massimo. E va bene così. Inoltre, guarda questi due video perché credo che possano esserti davvero utili. Io come al solito ti ringrazio per aver visto questo video. Probabilmente uscirà subito dopo Natale, quindi Natale sarà già passato. Tanti auguri e buone feste. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao giovani.